Da Baku, ultima tappa della sua visita di Stato nel Caucaso, il Presidente della Repubblica Mattarella ha ribadito l'impegno dell'Italia sulla TAP tra i due paesi, dice Mattarella, un partenariato che poggia su basi solidissime. Sentiamo l'inviata Rita Cavallo. Crescita dinamica, ricchezza di fonti energetiche, ampie disponibilità di investimento. È il volto dell'Azerbaigian, seconda tappa della visita del presidente Mattarella in Caucaso. Prima fornitore per petrolio dell'Italia, secondo per il gas. Centrale dunque in queste ore il dossier energia, perché da qui parte quel gasdotto dell'Europa del Sud che dovrebbe terminare in Puglia, la TAP. Al centro negli ultimi mesi di aspri scontri politici, con posizioni diverse anche fra partiti che oggi convivono al governo. Ma il presidente, accompagnato dal ministro Moavero, conferma ma che la TAP si farà. In questa cornice si inserisce il comune interesse e il comune impegno a portare a compimento il corridoio meridionale del gas, un'infrastruttura che parte di un quadro più ampio e contribuisce a una maggiore sicurezza energetica e a una più ampia stabilità. Sumgait, a 30 km dalla capitale Baku, un avamposto della capacità tecnologica e imprenditoriale italiana. Il capo dello Stato inaugura il primo impianto del paese per la produzione di semilavorati plastici che parla interamente italiano. 500 miliardi di dollari di investimento, 120 imprese italiane che hanno collaborato alla realizzazione. Altissima tecnologia, un'attenzione alla sostenibilità ambientale è la prova per il Presidente di quanto il sistema Italia possa essere attrattivo per i paesi oltre Europa, per quella fusione di creatività, qualità e ingegno.